Ciao a tutti, sono Tania Di Mario, pallanuotista. Ho giocato con il Sette Rosa fino alle Olimpiadi di Rio del 2016. Poi la mia carriera da sportiva è terminata. Ho realizzato un altro mio grandissimo sogno, che era quello di diventare mamma. Sono mamma di Giovanni dal dicembre del 2018. E anche la mia vita, diciamo, nello sport è continuata. Sono attualmente il presidente della squadra che è stata la mia squadra di club per oltre 20 anni, che è l'Equipe Orizzonte. Oggi, grazie all'aiuto del mio super staff tecnico, e quindi l'allenatrice Martina Miceli, oro olimpico ad Atene 2004, e al nostro preparatore atletico Renato Caruso, vi mostrerò un piccolo allenamento che possiamo fare anche a casa in questi giorni in cui non possiamo uscire, semplicemente ritagliandoci 15-20 minuti di tempo per noi, per sentirci meglio e per staccare un po' la spina. In fondo lo sport è anche questo, una piccola oasi di pace. Iniziamo con un piccolo riscaldamento che vi faccio vedere. Il classico esercizio che si chiama jumping jack, apri chiudi per 30 secondi. Lo abbiniamo a degli esercizi di stretching di 15 secondi. Prima lato sinistro e poi lato destro. Non dovete sentire tirare, ma deve essere quasi una sensazione piacevole. Un altro esercizio di riscaldamento che possiamo fare sempre per 30 secondi è il mountain climber. Poggiamo le mani all'altezza delle spalle, corpo in linea e portiamo in maniera alternata le ginocchia al petto. Questo sempre per 30 secondi. Lo accoppiamo sempre a 15 più 15 esercizi di stretching. Prima lato destro e poi lato sinistro. Ultimo esercizio di riscaldamento di questa prima parte è una piccola corsa sul posto. Braccia e gambe alternate per 30 secondi e altri 15 più 15 di stretching. Sdraiati a terra, allunghiamo prima la catena anteriore e poi puntiamo i piedi, talloni a terra, catena posteriore. E con questi, diciamo, tre esercizi è finita la nostra prima parte di riscaldamento. Poniamoci dei piccoli obiettivi. Testiamoci, magari quando inizieremo ad allenarci in questi 15 minuti al giorno ci accorgeremo che ci sono delle cose che ci vengono meglio o che ci sentiamo meglio. Come ad esempio sarà magari più semplice prendere il nostro figlio in braccio, o un altro obiettivo che possiamo porci è quello di rientrare nei nostri jeans a fine quarantena. Proviamo a fare dei piccoli esercizi appunto per l'addome e per i dorsali. Facciamo degli esercizi in tenuta, evitando di fare movimenti che possano scompensarci la parte del bacino o della schiena. Quindi partiamo da sdraiati, mani dietro la testa, gomiti larghi, sguardo al soffitto, alziamo la prima parte della schiena e rimaniamo in tenuta per 30 secondi. A questo esercizio abbiniamo 15 secondi di tenuta laterale, sinistra e poi dall'altra parte. Subito dopo possiamo fare un altro esercizio di tenuta che è meno, diciamo, invadente, ma è sicuramente molto efficace. Da questa posizione recliniamo leggermente il busto, allarghiamo le braccia e solleviamo i piedi e teniamo. Ricordiamoci di tenere l'ombelico sempre in dentro, pensando che c'è un filo che ce lo tira da dietro. Rimaniamo così 30 secondi e poi anche qui laterale, questa volta senza appoggio. Prima da una parte e poi dall'altra, sempre per 15 secondi. L'ultimo esercizio che possiamo fare è quello che, partendo dal plank, corpo in linea, mani sotto le spalle, 30 secondi, poi facciamo i dorsali alternati, braccio destro, gamba sinistra in tenuta, 15 secondi e 15 secondi. Allora, obiettivo jeans, fino ad ora dovrebbe essere stato quasi centrato.
In questi giorni ricordiamoci di idratarci, perché è una cosa molto importante. Spesso ce ne dimentichiamo, ma se lo facciamo anche quando ci alleniamo in questi 15-20 minuti che ci dedicheremo al giorno, ne trarremo dei grandi benefici. Allora, possiamo passare a allenare le due grandi macro aree, cioè gambe e braccia del nostro corpo. Iniziamo con le gambe, facendo sempre un esercizio in tenuta, squat. Allarghiamo leggermente le gambe, punta in fuori, ombelico in dentro, sempre con un filo, immaginando un filo che ci tira da dietro e ce lo porta in dentro. Sediamoci sulle anche, quindi facciamo prima un movimento di bacino e andiamo giù fino a quando le nostre gambe non saranno parallele al pavimento. Teniamo, aiutiamoci anche con le mani per rimanere in equilibrio. 30 secondi e poi facciamo 10 movimenti dinamici, ma lenti, in due tempi. Due tempi a scendere e due tempi a salire. Con calma, non è una gara, ma è giusto fare il movimento corretto. È molto più efficace. Un altro esercizio per le gambe, sempre abbinando alla tenuta, 30 secondi. Un esercizio che si chiama fondi indietro. Quindi da questa posizione, come se facessimo un passo indietro, attenzionando a non poggiare il ginocchio che va indietro e mantenendo invece il ginocchio che rimane della gamba di appoggio in avanti, sempre in linea con il tallone, cioè non fare questo. Ne facciamo 5 lato sinistro e 5 lato destro. Ultimo esercizio, partendo sempre dalla tenuta, quindi ombelico in dentro, primo movimento in fuori, gambe parallele al pavimento, 30 secondi, poi facciamo 10 movimenti da in ginocchio, appoggiati sui talloni e poi gambe larghe e veniamo su, e braccia larghe e veniamo su. Sentirete lavorare i quadricipiti. Facendo questo vi accorgerete che possibilmente quando farete le scale, ogni giorno vi sentirete un po' meglio. Focalizziamoci sulla seconda grande area del nostro corpo, che sono le braccia, facendo degli esercizi semplici, vari, ma soprattutto efficaci. Partiamo dal classico esercizio di plank, che è come quello dei piegamenti, ma solamente che prevede che i gomiti siano attaccati al corpo. Quindi corpo in linea, mani sotto le spalle, effettuiamo il piegamento, ne facciamo 10. Se non riuscite, poggiate le gambe e continuate l'esercizio. A questo abbinate subito dopo la camminata Marines. Se la fate sul pavimento e vi mettete dei panni di cattura polvere, unite l'utile al dilettevole. Pulite il pavimento e fate ginnastica. La camminata è due tempi avanti e due tempi indietro. Subito dopo possiamo fare un altro esercizio divertente, sempre per le braccia, dopo che abbiamo pulito il pavimento. Sempre in tenuta, gomiti a terra, puntati, gambe piegate, li puntiamo ed alziamo la schiena, cioè la schiena non deve toccare il pavimento, per 30 secondi. A questa, da questa posizione, quindi quattro zampe con le ginocchia alte, quindi non poggiate al pavimento, facciamo un push dinamico. Partiamo da dietro e poi in avanti. Da dietro in avanti. Possiamo iniziare a farne 5, poi man mano che ci sentiamo più forti possiamo aumentare anche le ripetizioni. Ritorniamo sempre su un esercizio di tenuta, lo stesso di prima, con i gomiti sempre puntati a terra. Questa volta alziamo la schiena, ma alziamo anche il bacino. Rimaniamo così sempre per 30 secondi. A questi 30 secondi accoppiamo un esercizio di plank dinamico. Questa volta il plank non a braccia distese, ma a braccia piegate. Partiamo da questo esercizio e facciamo questo. Anche questo possiamo iniziare con 5 ripetizioni e poi piano piano
quando iniziamo a sentirci più forti le possiamo aumentare. A questo punto idratiamoci, perché abbiamo detto che è importante, il nostro allenamento è terminato, spero sia stato divertente, sono sicura che sarà efficace. E in questi giorni che siamo costretti a rimanere a casa, non voglio dare consigli perché non sono nessuno per darveli, vi voglio dire quello che sto facendo io. Mi sto dedicando e sto cercando di tramutare questo momento in un'opportunità, facendo le cose che non sono riuscita a fare presa dalla vita quotidiana, dedicando il tempo alle persone a cui solitamente invece sono costretta a sottrarlo, come mio figlio e il mio compagno, e progettando il momento in cui torneremo alle nostre vite normali, perché succederà, spero presto, perché dovremo essere pronti, perché sarà un momento in cui chi sarà veramente pronto farà la differenza. E ci stanno chiedendo di rimanere a casa, e fondamentalmente prendendoci cura di noi stessi e allo stesso tempo fare del bene anche agli altri. Non credo sia una cosa così complicata. Ho una grande fiducia nell'Italia, perché so che siamo una grande nazione e riusciremo sicuramente a superare anche questa. Prima di lasciarvi volevo dire una cosa a tutti quei ragazzi che stanno aspettando o che aspettavano le Olimpiadi di Tokyo 2020 e che dovranno aggiungere altri 365 giorni a quel momento. E so che è complicato, capisco tutti quelli che saranno delusi dal dover aspettare altri 365 giorni, ma vi voglio dare un altro punto di vista. Avete un altro anno per inseguire un sogno, che forse è il pezzo più bello. Ciao, in bocca al lupo a tutti, state a casa.